La testuggine marina, che è il vostro simbolo. Esatto. Perché? Perché le testuggini vengono dal mare e noi lavoriamo con ragazzi che vengono purtroppo dal mare, molti di loro, anche non tutti, perché qualcuno fa anche i viaggi a piedi o usando dentro camion, nascosti, furgoni, quant'altro, però ci piaceva l'idea che la testuggine è un animale libero, che si sposta, che arriva ovunque, che nuota controcorrente e quindi in qualche modo rappresenta quella che è la nostra filosofia e rappresenta anche i nostri ragazzi. Liberi Nantes, Antonio, che è dirigente, significa aiutare queste persone, vedere i loro sorrisi e però affrontare anche tanti problemi. Sì, problemi per accoglierli, soprattutto perché anche su uno spazio di condivisione, ma anche ovviamente di sport. E arrivano molti dei ragazzi che non hanno nulla. Non guardate, no look the ball, ok? Sì, sì. Allora, parliamo di questi ragazzi, sì. L'integrazione. Diciamo che il calcio dovrebbe essere questo, dovrebbe essere integrazione, dovrebbe permettere alle persone di giocare, di fare quello che è lo sport più bello del mondo, probabilmente. In realtà ci sono molti problemi, anche qui forse l'Italia è anche un po' in ritardo su questa materia, sia per quanto riguarda il razzismo, che abbiamo detto che molte volte impedisce ai ragazzi di vivere serenamente questo momento di gioco, sia poi ci sono dei problemi legati al tesseramento, che in Italia diciamo, è stato un po' sottovalutato, non è stato percepito dal mondo del calcio il fatto che siamo diventati un paese di immigrazione ormai da tanti anni e le norme sono rimaste invece ancora pensate quasi soltanto per i ragazzi italiani.